ospite oggi della Casa del Gusto Giordano Zinzani, presidente dell'Enoteca regionale dell'Emilia-Romagna. Che cos'è l'Enoteca regionale dell'Emilia-Romagna? Ma è un'associazione che ha 50 anni di storia, fondata nel 1970 a Dossa, un piccolo borgo in provincia di Bologna, dove per iniziativa, dove esiste un arocco, un castello bello, e iniziativa locale, fu fondata questa enoteca regionale. Già il nome allora, Enoteca Regionale, ma per promuovere i prodotti del territorio. Poi è cresciuta, si sono associate man mano tante aziende dell'intera della regione Emilia-Romagna e oggi conta oltre 200 aziende associate, le più importanti sia di grandi dimensioni, medie e piccole della regione, da Piacenza a Rimini, quindi tutto il nostro territorio, i consorzi di tutela e rappresentiamo anche l'aceto balsamico di Modena e Reggio con alcuni produttori e con i loro consorzi. L'Emilia-Romagna si distingue per la sua ricchezza, è un territorio pieno di consorzi, di realtà associative. Che tipo di rapporto c'è tra l'Enoteca regionale e i vari consorzi? È una coesistenza e un momento di interesse per entrambi i ruoli. Noi abbiamo in Emilia-Romagna 21 denominazioni di origine nel settore vino, 9 indicazioni geografiche, quindi 30 indicazioni, con prodotti che sono molto variabili, dai vini tranquilli della Romagna ai vini effervescenti, spumanti, frizzanti dell'Emilia, fino ad arrivare ai vini piacentini. Quindi un tutt'uno di prodotti che però si differenziano radicalmente. Assieme a questo i consorzi di tutela, abbiamo un consorzio di tutela per la Romagna, un consorzio per i Colli Bolognesi, il Pignoletto, Ferrara, la zona del Bosco Liceo, i Colli di Parma, i Colli Piacenza. Quindi l'Enoteca regionale è un po' il coordinatore assieme a questi consorzi, specialmente per fare le attività. Noi qui a questa special edition del Vinitaly siamo arrivati assieme a un po' di consorzi e aziende per rappresentare tutto il nostro territorio. Altre iniziative sono in programma e le faremo con le prossime fiere nel 2022 ed è un nostro così anche privilegio avere al Vinitaly, l'edizione classica di primavera, il padiglione 1 gestito dall'Enoteca regionale dove sono presenti tutte le aziende e tutti i consorzi del territorio. Una delle tendenze di consumo che è emersa durante il periodo della pandemia è quella della riscoperta da parte degli italiani dei vitigni autoctoni. L'Emilia-Romagna è nota al grande pubblico soprattutto per il Lambrusco, un po' il simbolo della viticoltura locale, però c'è molto di più. Quali sono i vini più apprezzati nell'ambito del vostro territorio? Sì, il Lambrusco con tutte le sue sfaccettature, tra l'altro in generale si conosce solo il nome Lambrusco, in realtà poi dietro Lambrusco c'è un mondo, il Sorbara, il Gasparossa, il Salamino, il Reggiano, quindi un mondo dei Lambruschi. C'è il Pignoletto che è in grossa crescita in tutta la zona sia del Bolognese, Modenese che anche parte della provincia di Ravenna. E c'è una riscoperta, come diceva, di anche altri vitigni, l'Aspergolo nel Reggiano, in Romagna l'Albana che è stata la prima DOCG fra i vini bianchi, poi è rimasta, io dico, un po' in naftalina, oggi invece è riscoperta e ci sono dei prodotti molto interessanti a cui i produttori si stanno credendo e riscoprendo. Poi abbiamo anche vitigni minori che stanno emergendo. Poi anche nei classici, se vogliamo il Sangiovese, che per la Romagna, dopo il Lambrusco, per l'Emilia è il vitigno principale,
si stanno riscoprendo anche le individuazioni delle zone, le sottozone, e abbiamo già 12 zone identificate che diventeranno 16, e quindi una riscoperta del locale proprio, e quindi oltre che zone e vitigni classici, anche tanti altri vitigni che abbiamo che vogliamo valorizzare. Lei ha alle spalle nel curriculum 40 anni di esperienza nel mondo dell'enologia. Che differenza c'è tra lavorare più sul campo, in cantina, in vigna, e assumere invece un ruolo di coordinamento di una regione intera? Sì, ho iniziato come ruolo di tecnico proprio in cantina e in vigna. Poi man mano mi sono occupato, oltre che dell'associazione Enologi, essendo un enologo, e quindi rappresentare anche quell'associazione, delle denominazioni di origine. Quindi sono stato per 12 anni presidente del Consorzio Vini Romagna, consigliere per un mandato nel Consorzio della Musco, sono attualmente anche consigliere del Consorzio del Pignoletto, e quindi poi crescendo c'è stato questo ruolo di coinvolgimento maggiore nella valorizzazione, prima da un punto di vista tecnico e oggi, se vogliamo, promozionale dei vini della nostra regione. Bene, grazie mille a Giordano Zinzani e a presto.